A 209 giorni dall'insediamento del governo tecnico guidato da Mario Monti, la pressione fiscale effettiva in Italia, denuncia oggi Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato, nella sua relazione all'Assemblea, è arrivata a toccare il 53,7%. Si tratta, afferma Guerrini, di numeri impressionanti. Basti pensare che quest'anno il PIL cresce di 8 miliardi, le entrate fiscali di 46 miliardi. Sul costo del lavoro il fisco pesa per il 47,6%. Le imprese italiane bruciano in burocrazia 23 miliardi l'anno, pari a 1,5 punti di PIL. Ogni azienda spreca poi 86 giorni l'anno in pratiche amministrative. Infine, dal 2000 al 2012, segnala ancora il presidente di Confartigianato, la spesa pubblica italiana è aumentata di 250 miliardi, alla straordinaria velocità di crescita di oltre 2 milioni di euro all'ora. Lo spread, infine, tra BTP e Bund oggi si attesta sui 470 3 punti, sfiorando poi nel corso della giornata anche i 490 punti.